Buongiorno Carmen, Carmen Ciao Alice. Gallini, direttrice della Via di Natale di Aviano. È un piacere averla qua a questo nostro corso di formazione per i volontari dello sportello, sia ospedaliero sia dei poliambulatori dei distretti. Carmen, oggi chiediamo proprio di sviluppare tutto quello che, e di presentarci tutto quello che è l'esperienza di Via di Natale e anche farci un po' presente quello che è il rapporto di Via di Natale con i volontari e di Via di Natale e i volontari degli sportelli. Va bene, Grazie. grazie Sandra. Intanto buongiorno a tutti, è un piacere essere qua, ringrazio Sandra per questo invito. Vorrei essere un po' più presente, però dovrei trovare un negozio che vende tempo, allora forse potrei fare qualcosa di più. Essere qua oggi e parlare della Via di Natale tante volte sembra dare per scontato, e parlare della casa Via di Natale nell'immaginario comune è la casa dove si va a morire. E nient'altro. Invece c'è una storia ben lunga dietro a questa casa, perché dobbiamo pensare che la Via di Natale è nata nel Natale del 1977. Premetto che noi eravamo persone sane, in casa mia nessuno è morto per tumore, bensì per altre problematiche, quindi non eravamo emotivamente coinvolti in una situazione che non conoscevamo. Però noi avevamo un'attività commerciale, eravamo abituati a fare le luminarie per il periodo natalizio e quel Natale del 77 sul giornale La Notte di Milano c'era un bellissimo articolo sul professor Veronesi dove illustrava quello che lui andava a fare per la ricerca, i suoi interventi chirurgici per il seno. Quindi era una cosa nuova per noi, perché parlare di tumore o di cancro, che tantomeno non si usava neanche nominarlo, nel 77 era veramente un tabù molto grande. Però questa è stata una cosa che ha colpito in maniera particolare mio marito. In una maniera molto semplice, visto che il professor Veronesi cercava soldi per la ricerca, ha detto: ma perché noi facciamo tante luminarie, spendiamo questi soldi per pochi giorni? Perché non facciamo qualcosa che possa essere utile a tante persone? E allora quell'anno abbiamo diversificato questa iniziativa in una raccolta di fondi. Abbiamo coinvolto i commercianti che erano in Galleria Squini a Pordenone e altri in questa iniziativa. Ma abbiamo dato il giusto risalto perché non dovevo partire in sordina, era una cosa troppo importante. Pensate che nel 77 si sentiva di parlare di qualche tumore al seno, di qualche tumore all'utero e nient'altro, ma in sordina, sottovoce, perché c'era una paura non soltanto a nominarlo. Allora, i commercianti hanno aderito a questa iniziativa con grande entusiasmo. E ad ogni cliente che entrava, che comperava, davamo insieme con il pacchetto della cosa comperata un bigliettino con su scritto: tante luci che durano lo spazio di un Natale e non più nulla, noi vorremmo che queste luci si moltiplicassero e durassero nel tempo. Che durassero così tanto e non ci avremmo nemmeno scommesso, perché era una cosa veramente nuova e diversa. Però è stato soltanto l'inizio di quello che sarebbe stato dopo. Difatti, questa raccolta del mese di dicembre è stata fruttuosa. Noi prima organizzavamo marce non competitive e che cosa abbiamo fatto? Ho organizzato una marcia per Pordenone. Era la prima lucciolata, 21 gennaio 1978, quindi vedete quanti anni fa. E mi ricordo che allora, fra una cosa e l'altra, avevamo raccolto 4 milioni e 600 mila lire di allora. Sono stati mandati il professor Veronesi, il quale si è meravigliato che delle persone sane facessero qualcosa per persone malate che manco conoscevano. Però, ripeto, questo è forse stato l'approccio più importante, perché non sapevamo che all'ospedale di Pordenone esisteva un reparto di radioterapia e oncologia medica con dei giovani medici, con primario giovane, che lavoravano in collaborazione con l'Istituto Tumori, ma anche con i maggiori centri in giro per il mondo. Quindi conoscere questa realtà è stato scoprire un mondo nuovo. E mio marito ha cominciato ad andare in giro con questi medici per i paesi a parlare di diagnosi precoce e di prevenzione. Provate a immaginare nel 78 parlare di tumore. Se venivano 3 persone alla conferenza era già un successo, tante volte erano più i relatori che gli uditori, però è stato smuovere la sensibilità delle persone e la gente ha cominciato a capire che il tumore è una malattia che si cura e che si può guarire. Quindi la cosa si è ampliata. Abbiamo parlato di tutte le patologie, dalle più svariate. Siamo andati a parlare in una stalla, sotto un gelso a maggio, dopo il rosario, ovunque ci chiamassero. Ed è stata una cosa molto, molto costruttiva, perché noi abbiamo visto che la gente incominciava a prendere coscienza. Poi
Nel contempo ci siamo accorti che per avere maggiori prospettive di cure e di guarigione era necessario avere un ospedale specifico nella nostra regione. E allora la mente vulcanica di mio marito che cosa ha pensato? Di fare una raccolta di firme. Sono state raccolte 80.000 firme in 12 ore. Queste firme sono state portate con quattro staffette a piedi, partendo da quattro punti diversi della Friuli Venezia Giulia. Abbiamo attraversato tutto il territorio che portava fino a Monfalcone, raccogliendo le firme man mano che avanzavamo. A Monfalcone si è aggregato una marea di gente e siamo arrivati a Trieste. Con questo maloppo al consiglio regionale di allora, mio marito ha consegnato questo pacco di firme insieme con la richiesta dell'ospedale specifico. Oh, guardate, non c'è stato un entusiasmo, anzi, era una storia abbastanza difficile perché mio marito aveva tante aspettative da questo incontro. Invece, cosa è successo? Che prima di tutto si sono messi a ridere. Allora mio marito ha tirato fuori la parte emiliana, è una cosa un po' folcloristica, ma io me la ricordo molto bene, ha augurato un cancro a tutti. Allora il sorriso si è spento, qualcuno ha fatto le corna e lui ha detto che non è così che si cura il cancro, dobbiamo avere, dato che abbiamo medici capaci, dovremmo avere anche un ospedale adatto. Non è venuto via con grande contentezza perché l'unica ipotesi è che sarebbe stato nella regione Friuli Venezia Giulia un unico punto di riferimento oncologico per tutta la regione che non sapevamo dove certamente e finiva lì la storia. Avendo avuto però alle spalle la sensibilità della gente e qualche politico più sensibile allora, la cosa è andata avanti. Questa iniziativa è stata difficile, laboriosa e anche un po' drammatica qualche volta sotto certi aspetti, però quella struttura che nel frattempo avevamo conosciuto, che era ad Aviano in mezzo alle erbacce, finita al 90%, è stato il punto di riferimento per veramente per fare l'ospedale. Nell'81 l'assessore alla sanità finalmente si è deciso di firmare perché questa struttura fosse convertita in un ospedale per la cura e la ricerca dei tumori e hanno avuto invio la metamorfosi di questa struttura, perché inizialmente doveva essere un centro di riabilitazione per gli anziani e un pronto soccorso. Era il contentino per gli avianesi perché avevano chiuso il San Zenone, però non se ne faceva nulla perché se non c'è volontà non si fa proprio niente. Allora questa è stata il secondo passaggio, quindi i medici c'erano, la possibilità di partire con l'ospedale anche così. Nell'84 questa struttura che è stata completata ha visto la luce, è diventata una realtà poiché ha incominciato a funzionare il giorno dopo dell'apertura, perché quei medici che erano a Pordenone sono saliti tutti ad Aviano e ha cominciato. Non è stato facile perché non c'era nessun direttore che voleva venire a dirigere questa struttura, perché la vedeva come una punizione essendo persa in mezzo ai campi, noi dicevamo, però insomma alla fine è partita con le problematiche, però abbiamo visto che la gente cominciava a arrivare. Però prima di questo noi abbiamo visto le esigenze dell'istituto, mancavano attrezzature, diverse cose. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto delle manifestazioni folcloristiche ma che hanno riscosso un grande successo, tanto che sono entrate nei Guinness dei privati. Abbiamo fatto il panino più lungo del mondo, 2.002 metri di panino imbottito, abbiamo raccolto 136 milioni di allora e con questi soldi abbiamo comprato il separatore cellulare che l'hanno adoperato fino a 2 anni fa. Quindi vedete, le cose sono servite. L'anno dopo era bisogno di un irradiatore per la ricerca del tumore al rene. Allora cosa è stato pensato? La polenta più grande del mondo, 2 polenti di 14 quintali dove dentro c'era formaggio, salame, salsicce di tutto. Entrambe le domeniche pioveva, perché tutte le cose che fa la via di Natale, le più importanti, sono benedette dall'acqua del cielo, diciamo. Comunque, seconda volta abbiamo raccolto 86 milioni, abbiamo comprato questo irradiatore e l'avevamo dato al reparto di immunoterapia, che allora era diretto dal dottor Galigioni. E quindi queste sono le cose. Poi abbiamo continuato a fare altre iniziative per poter continuare a mandare in giro a studiare non solo i medici ma anche i tecnici e gli infermieri affinché sapessero tutte le nuove tecnologie e come si cura il cancro. Quindi è stata un'impresa molto utile e necessaria per quello che sarebbe stato il proseguo del CRO. Io mi rendo conto a distanza di tanti anni che la memoria è una cosa che qualche volta non esiste più.
ci si dimentica quello che ha fatto la Via di Natale, tant'è che ci continua a confondere il Cro con la Via di Natale. E io ribadisco sempre che se non ci fosse stata la Via di Natale, il Cro non esisterebbe, perché a nessuno interessava dei malati di tumore, e tantomeno di avere un posto dove potersi curare e dove poter vivere un'esperienza di dolore e di sofferenza in una maniera dignitosa. Però lo voglio ribadire per questa eterna confusione, perché mi dicono è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, e no, la Via di Natale non è una costola del Cro, è una realtà a sé stante che vive di luce propria. Quindi quando noi ci siamo accorti che l'istituto cominciava anche ad avere una sua figura, abbiamo visto che incominciavano ad arrivare i malati da tutta Italia. L'idea che noi abbiamo avuto è stata in seguito ad un'immagine tremenda che non dimenticherò mai, una mamma che dormiva per terra su una coperta mentre assisteva suo figlio di 15 anni, erano di Mazara del Vallo, e per me è stata la prima volta che ho avuto l'impatto con una persona che faceva la chemioterapia. La ricorderò sempre, quella testa pelata, questo ragazzino pallido, smunto, e che ci ha colpito tanto. E il pensiero che noi abbiamo avuto, che avevamo una casa dignitosa, tre figli che crescevano bene, un lavoro dignitoso. E immaginavo questa mamma la sofferenza, e non solo a questa mamma, quante altre persone erano così sfortunate. E allora la sera mi ricordo che eravamo a tavola con i ragazzi e parlavamo di quello che avevamo visto, e ho detto: Franco, adesso guarda, l'istituto sta andando avanti, perché non facciamo qualcosa per i malati, per i familiari? Io le ho dato solo l'input perché era una cosa che sentivo dentro di me. Lui è partito in quarta. Allora l'idea subito quella sera era di andare in Carnia a prendere un prefabbricato del terremoto, portarlo giù, trovare un pezzetto di terra per poterlo installare. È stato tutto un lavorio, però la mattina dopo l'idea era già cambiata. No, dobbiamo comprare un prefabbricato nuovo perché dobbiamo dare dignità alle persone che lo abiteranno. E allora che cosa abbiamo fatto? Mio marito ha incaricato il don che c'era allora, Don Bruno Mitico, di trovare qualcuno di Aviano che ci desse un pezzetto di terra. È venuto incontro un signore che purtroppo non è riuscito a vedere l'inaugurazione della casetta perché ha avuto un infarto, però ci ha dato il terreno per mettere questa casetta. E allora cosa abbiamo pensato? Per soldi non ce n'erano. Abbiamo incominciato, ecco, e qua è il volontariato, che io l'ho sempre visto accanto alla Via di Natale. Noi abbiamo incominciato ad andare in giro per i paesi a spiegare quello che facevamo. Perché la Via di Natale ha un'abitudine di non chiedere soldi a nessuno, non farà mai delle collette, non farà mai delle raccolte così estemporanee, ma saranno sempre finalizzati a qualcosa che andiamo a fare. Noi abbiamo visto che presentando i nostri progetti la gente, se ci credeva, ci ha sempre aiutato a realizzare i nostri sogni. E allora in quel tempo andavamo nei paesi che già facevano delle iniziative per la Via di Natale, a spiegare quello che volevamo fare, ed è stata una gara di generosità. Io penso che mio marito, con la storia della Via di Natale, abbia fatto nascere un movimento d'amore che è dell'incredibile, che dura ancora adesso, perché ancora adesso mi stupisco di quanta gente vuol bene alla Via di Natale nonostante le difficoltà che ci sono. Beh, e allora abbiamo raccolto in 2 mesi 140 milioni. Abbiamo preso il prefabbricato nuovo. I volontari ci hanno aiutato a installarlo, i volontari ci hanno donato le suppellettili, i piatti, tutto quello che era necessario. E questa casetta con 12 posti letto è stata inaugurata il 14 gennaio dell'89. Lì ci sono 6 camere, 12 posti letto, una cucina piccina, un piccolo soggiorno, una lavanderia. C'era tutto quello che poteva essere prezioso per le persone che vi soggiornavano. E lì abbiamo visto un panorama di sofferenza incredibile. Noi lì ospitavamo soltanto i familiari dei malati e abbiamo deciso fin dall'inizio di fare l'ospitalità gratuita, perché sapevamo benissimo che chi veniva da lontano non aveva spesso la possibilità, quando la trovava, di pagare una stanza in albergo, perché il fatto di avere gli americani allora era più difficile trovare posti in albergo, perché magari arrivava qualcuno dal sud, aveva la stanza dal lunedì al venerdì, il venerdì doveva lasciarlo perché era già prenotata, e questa persona magari doveva stare 4 settimane ad Aviano per fare le terapie. Quindi è stato veramente un bisogno quasi fisico di pensare a fare qualcosa per queste persone che noi non conoscevamo, ma avevamo capito quanto bisogno c'era. Allora questa casa ha cominciato a funzionare e noi abbiamo accolto in 7 anni 2.700 persone.
Vi racconto un aneddoto che è molto bello, che mi ha fatto veramente scaldare il cuore. C'era una coppia sarda, lei era ricoverata in ginecologia e il marito era ospite nella casetta. Quando alla sera lui andava via, la moglie gli diceva: "Ma tu dove vai?" E lui gli spiegava di questa casetta e lei non ci credeva. Diceva: "Tu mi dici questo perché vuoi che stia tranquilla." "Ma no, guarda che è vero." E uno sì e uno no. Cosa è successo? Che quando la signora ha cominciato a star meglio, hanno fatto un escamotage. Allora, il marito ha cucinato i piatti che piacevano a questa signora. Mio marito, insieme con Don Bruno, in macchina, è andato a prendere questa signora al CRO e l'ha portato alla casetta. Quando questa signora è entrata e ha visto la tavola apparecchiata e quello che raccontava il marito era vero, si è messa a piangere. Allora, queste persone sono state per un periodo abbastanza lungo, sono ritornate e poi, siccome erano persone molto semplici, molto modeste, con poche risorse economiche, però finché loro sono vissuti, quando c'erano le vecchie lire, ogni 2 mesi, quando prendevano la pensione, ci mandavano 5.000 lire. Per me quel quadretto è più prezioso di un Dalì, perché vuol dire quanta gratitudine che c'è stata per questa gente. Perché vedete, quando si sta bene non abbiamo bisogno di nulla, non abbiamo bisogno di nessuno, ma nel momento in cui arriva una malattia così importante che ci crolla il mondo addosso. E io ho provato altri problemi non oncologici, vascolari, di cuore, e ci sono dei momenti in cui ti viene voglia di sbattere la testa contro il muro perché non sai né che cosa fare né dove andare. Per me a volte è un impatto sentirmi dire: "Peccato che mio padre o mia madre non ha un tumore perché lo porterei alla via di Natale." Ecco, tanto per dire quanto bisogno che c'è di volontariato, ma anche e soprattutto che ci siano delle risorse per la gente che non sa dove andare a collocarsi, che sono problemi immensi. Ci sono, adesso poi ci accorgiamo delle difficoltà economiche, quindi vedete, questa casa nel suo piccolo ha fatto un servizio meraviglioso, ma noi ci siamo accorti subito che era piccola e l'idea di farne una più grande è stata immediata. E avevamo un altro problema, che non c'erano soldi, non sapevamo dove metterle, perché non è che Aviano ci accogliesse a braccia aperte volendo fare un'altra casa. In effetti noi avevamo inizialmente comperato una vecchia latteria dove avremmo potuto ristrutturarla e fare 10 mini appartamenti, ma non ci volevano, quindi c'è stato un impatto forte che veramente ci ha rattristato, perché sembravano che gli ammalati di tumore fossero degli appestati, invece sono delle persone come tutti gli altri, con le loro fragilità, con i loro bisogni e con il bisogno di essere anche presi cura. E stranamente le persone che più si sono accanite sono morte di tumore. Guardate come la vita, com'è strana. Allora questa casa non la volevano, è diventato il bailamme di trovare qualcosa dove fare. Allora il commissario del CRO allora è venuto incontro e ci ha offerto in comodato d'uso il terreno dove la casa è installata. Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ripreso la strada dei paesi alla sera, questa volta però avevamo l'ausilio di un plastico che ci aveva fatto un amico. Quindi rappresentavamo quello che volevamo fare e parlavamo che avevamo bisogno di tante cose. Allora questa casa praticamente è stata iniziata a febbraio del 1992. E l'idea iniziale era di fare due piani con 34 mini appartamenti per dare ospitalità sempre gratuita, non solo ai familiari che andavano al CRO, ma anche i malati che fanno chemio e radioterapia, che sono il numero maggiore delle presenze all'interno di questa struttura. Quindi è ripartita l'avventura ed è stata una gara di generosità, di volontariato indescrivibile. Questa casa cresceva, era un cantiere perché abbiamo dovuto fare un appalto, perché non potevamo costruire una casa così grande soltanto col volontariato. Però il sabato e la domenica all'interno di questa casa c'era un cantiere nel cantiere. Noi avevamo i volontari, gli alpini, la gente che aveva voglia di dare, che facevano tutti quei lavori che ci hanno permesso di risparmiare tanti soldini, ma soprattutto di anticipare la conclusione di questa casa. Quindi è stata una cosa bellissima. Ed una cosa che abbiamo notato e rilevato io e mio marito: le persone che vengono a fare volontariato e le persone pagate. Allora, quelle che erano pagate delle imprese, vedevi che si arrabbiavano, ti tiravano giù moccoli,
erano sempre ingrugniti. Il volontariato li sentivi cantare, ridere, scherzare. Ecco, vedete quanto che è bello poter aiutare le persone, non perché non hai altro da fare, ma perché lo senti dentro di te. E devo dire la sincera verità che quando parlo con la gente del sud non riconosce tutto il volontariato che noi abbiamo, perché per loro ha dell'incredibile. Noi viviamo in mezzo al volontariato, siamo impregnati di volontariato, perché ovunque andiate voi trovate su un'iniziativa che stanno facendo, può essere una conferenza, può essere una camminata, trova la gente che aiuta e sono volontari, volontari puri, è un po' come i volontari della Via di Natale, noi non diamo neanche rimborso della benzina. Ecco, tanto per dire lo spirito che c'è. Io sono dell'avviso che viviamo un mondo molto difficile attualmente, dove ci sono poche cose belle. Però ecco, io vedo sempre che qualcosa di bello accade. Scoprire un nuovo volontario che ha voglia di venire, che ha voglia di stare accanto a questi malati, stare accanto alle persone. Qualche volta dobbiamo anche cercare di frenare l'impulso di far oltre, perché bisogna farlo con delicatezza, con riservatezza, perché sono persone fragili che hanno bisogno di quel qualcosa in più che potrebbe essere per i ragazzini della parrocchia o quant'altro. Ecco, questo era l'inizio della seconda casa, della casa della Via di Natale. E quindi l'idea era di questi 34 mini appartamenti, sono 74 posti letto, noi in media ogni anno accogliamo dai 1500 ai 1600 persone. A nessuno viene chiesto niente, se la persona può, dà un'offerta, altrimenti ci salutiamo e ci rivediamo la prossima volta, perché noi abbiamo persone che arrivano ogni 15 giorni, ogni 10 giorni per fare la chemioterapia, stanno 2 giorni e poi ripartono. Sono persone che spesso non lavorano perché se uno si cura non ha la possibilità certamente di lavorare. Quindi c'è il disagio, c'è una coppia che viene su ogni 10 giorni e ogni volta c'è il paese che fa la colletta per farli tornare su. Quindi vedete che la gente è migliore di quello che si immagina. E poi la speranza di farcela, di poter andare avanti, è quello che fa girare il mondo. Io dico la verità in queste persone. Tante volte non riesco, a vedere dove trovano la forza per continuare ad andare avanti. Spesso dietro ci sono i figli, la compagna, il compagno, la voglia di combattere, perché la realtà è questa. Anche perché si è sviluppato talmente tanto questo modo di venire alla Via di Natale che diventa per noi un difficile. Quest'anno forse abbiamo avuto meno presenze degli altri anni, ma stranamente siamo stati 3 settimane che dovevamo mandare indietro la gente perché non sapevamo più dove metterla. Quindi pensate, 74 posti letto occupati. Su questi 74 posti letto ci sono anche i bambini. Non tantissimi per fortuna, però ci sono. Sono bambini che spesso sono accompagnati dalla mamma al papà, dalla mamma alla nonna. Ecco, essere alla casa della Via di Natale, vivere questo periodo in un appartamentino che è un po' come essere a casa, ecco, qui nel depiantino è un po' spiegato quello che c'è. C'è un'entrata, c'è il bagno, un cucinotto, una camera con 2 posti letto, un armadio, poi abbiamo la lavanderia, c'è la palestra, ci sono tante cose, la sala della televisione, quindi è una casa che ha tutto quello che può servire per vivere un po' serenamente questo periodo, ma soprattutto è la gratuità che è importante, perché provate a immaginare persone che arrivano, non dico solo dal sud, dal Piemonte, dal Veneto, dal Bellunese, dove che è malato il marito, lui che non lavora, la moglie non lavora e devono fare 8 settimane di radioterapia. Provate a immaginare se queste persone dovessero andare in un albergo o prendersi un appartamento. Veramente c'è da riflettere su questo. Ecco perché la casa della Via di Natale è importante proprio per queste persone. Io mi accorgo che passano gli anni, ma ogni anno vedo persone nuove arrivare o tornare, perché la realtà è questa. Vedo con gioia delle persone che sono venute nel 95, il primo Natale che eravamo aperti, che adesso ormai vengono una volta all'anno per i controlli. E sono persone che inspiegabilmente ce l'hanno fatta, perché quella volta quando sono arrivate non ci avrei scommesso un centesimo. Eppure, ecco, vedete la speranza che ci può farle, che ci può guarire. È logico che l'impatto che ha avuto mio marito quando si è reso conto, lui era sempre stato un grande ottimista, che di cancro si può morire. E allora che cosa abbiamo? Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto che cosa c'è per questi malati? Nulla. E sono i malati che stranamente nessuno vuole.
Non è strano, perché se in ospedale sapete che tengono il meno possibile, finito la criticità, si va a casa, non importa se a casa hai risorse o quant'altro, non è un problema che tocca la sanità pubblica, ti devi arrangiare. E io sento delle storie che hanno dell'incredibile e sempre di più. Allora, abbiamo detto, sono malati che devono completare la loro vita, ma quello che ci spaventava era la sofferenza e il dolore. E sapendo che già c'erano delle cose, degli strumenti, delle terapie, delle persone in grado di praticare la terapia del dolore, abbiamo pensato di aggiungere un piano alla casa in costruzione e abbiamo aggiunto 12 mini appartamenti e questo è l'hospice della Via di Natale. L'hospice dove la gente dice si viene a morire. Oddio, si viene anche a morire, ma la cosa più bella è che mi accorgo che regaliamo vita, riusciamo di mettere persone. È mancato poco tempo fa un signore che è uscito dalla casa della Via di Natale e ha vissuto 4 anni in casa di riposo perché non aveva famiglia. Ieri abbiamo dimesso un'altra persona, l'altra settimana abbiamo dimesso una donna di 96 anni che gli ho chiesto: è contenta di andare a casa? Sì, sono contenta, però non ho la manutenzione che ho qua. E cosa vedi dietro a queste persone e agli anziani? Solitudine, il vuoto. Non c'è niente e non c'è nessuno, perché a volte ci sono dei parenti che compaiono così all'improvviso, che non sai che rapporto ci sia, non sai se sei così sicura da affidare questa persona. Guardate che a volte c'è un senso veramente molto forte anche di timore di dimettere una persona perché a casa non c'è niente. Non ci sono strutture per poterli mettere per un altro periodo. Per esempio, qualcuno aspira di andare in una RSA, un malato oncologico che viene dimesso dalla Via di Natale non ha accesso alla RSA. In casa di riposo non li prendono se non c'è famiglia, perché non ci sono farmaci, non c'è personale, non c'è personale dedicato. Ecco, questi sono i problemi di adesso. Con noi, il personale che abbiamo, ci sono 35 persone che lavorano alla Via di Natale, sono pagate dal volontariato. Ecco, non posso pensare di gestire un hospice con il volontariato come inizialmente pensavamo, perché sono 365 giorni all'anno, tutti i giorni, Natale e Pasqua, dove c'è bisogno di avere persone che intanto ti sappiano prendere cura, che sappiano che cos'è la terapia del dolore, che sa controllare i sintomi, che ci sia personale dedicato. Allora, qualcuno, dell'azienda mi ha detto che abbiamo troppo personale. Allora, a questa persona ho risposto, io vorrei che stessi una giornata qui in hospice a vedere la fatica emotiva e non solo nell'accompagnare la morte di una persona. Non è l'appendicite e poi vai a casa, sono persone che completano il percorso della loro vita. E dietro a questo che cosa c'è? Come dicevo prima, solitudine, abbandono, rancori. E le cose più tremende, perché poi la Via di Natale si fa carico dei casi sociali, noi ne abbiamo sempre. Sono i casi che nessuno proprio vuole, perché questi malati occupano un posto letto, costano, non hanno guarigione, non ci dà soddisfazione, non dà soddisfazione a chi li cura perché il percorso è solo la morte. Però questa persona ha diritto di morire con dignità. Ecco perché l'hospice non è, deve essere quel tabù che la gente tante volte pensa, perché qualcuno mi dice: ma io avevo tanta paura di entrare in questa casa. E poi dice: ma quanta serenità, quanta pace. Chi c'è stato ha visto che c'è pulizia, profumo di buono, gente sorridente. Quindi è un luogo sereno dove poter vivere un periodo difficile della propria vita, sia che ti curi, sia che stai completando la vita. E io mi accorgo che il supporto che noi diamo a questa gente ha dell'incredibile. Mai avrei pensato nella mia esperienza di vita, perché io vengo da un mondo diverso da quello sanitario, e forse è una fortuna, perché stando dall'altra parte della barricata guardi con occhio più critico quello che accade. E devo dire la sincera verità che abbiamo un personale che è splendido, meraviglioso, nel senso che è dedicato. Possono magari litigare fra turnisti perché è inevitabile. Però nessun malato, nessun familiare si è mai accorto che c'era qualcosa che non andava fra loro, perché con il malato sono dedicati, sono professionali, sono umani, ma soprattutto seguono queste persone come fossero familiari. E questo è lo scopo dell'hospice della Via di Natale. Noi siamo il primo hospice in Italia, è l'unico privato in Italia, spesso ci rivoltano come un calzino perché voi non sapete i problemi che noi abbiamo dal lato burocratico.
che qualche volta ti viene voglia di impiantare baracca e baracchino e andare via, però non è giusto questo, perché dobbiamo pensare ai malati, perché sono loro il perno di questa situazione. Ecco che allora per noi accogliere i malati vuol dire dare sollievo alla famiglia, assistenza, cure, amore e professionalità. Vi spiego un momentino, perché tante volte le cose sono un po' nebulose, come avviene l'accoglienza in hospice. A differenza delle strutture pubbliche, dove da un reparto si passa in un hospice e finita là perché è un altro reparto d'ospedale, noi abbiamo un approccio col familiare quando c'è. Se non c'è il familiare, c'è l'assistente sociale o chi per, o adesso gli amministratori di sostegno, perché per fortuna incominciano a esserci. Facciamo questo colloquio un po' per conoscere la storia della malattia di questo paziente, capire un pochino la sua storia e poi spieghiamo quello che succede nella via di Natale, quello che noi facciamo. Fatto questo, passiamo la scheda al pomeriggio, al medico che è il pomeriggio, perché abbiamo 4 medici, di cui 3 sono oncologi, palliativisti, terapia del dolore, e un quarto che è un clinico. Abbiamo supporto psicologico, abbiamo l'Elisa adesso soltanto in struttura che fa il martedì, adesso vedremo di ingrandire il giro, ed è importante perché dal lato psicologico Elisa lo sa fare in una maniera eccellente, sinceramente, con delicatezza, la gente l'aspetta, e quindi è importante dar questo aiuto alle persone, perché spesso sembra impossibile, non chiedono questa figura professionale, hanno bisogno di qualcuno di cui poter riversare tutto quello che hanno dentro. Tante volte succede anche con me, mi sembra di essere un vuotatoio dove ti raccontano le cose, anche le più brutte, le più immaginabili, che hanno delle incredibili, perché io in questi 21 anni ho sentito di tutto di più, e sono delle cose che se ci pensi un attimo ti sembra impossibile che accada, ma questa è la vita. Qualche volta le cose che vediamo sulle cronache nere le abbiamo vissute nella nostra struttura, perché il mondo è fatto così. Ecco, poi ti accorgi che in questo percorso, proprio grazie a questa assistenza, ogni pomeriggio c'è il medico che fa il giro visita, e quando mai vedi un medico che si siede sul letto, prende la mano al malato e gli parla, e il personale infermieristico si accorge di tutte le esigenze, i volontari che stanno con loro, tenendo a volte con la mano e stando in silenzio, e questa è la parte più difficile del volontariato, perché quando si chiacchiera sembra sempre di fare, e quando stai in silenzio che sei in imbarazzo, non sai che cosa fare, che cosa dire. E io sempre ricordo di una signora che non stava tanto bene, e quel pomeriggio un volontario le ha chiesto se poteva restare a farle compagnia, e lei ha detto basta che non parli. Lui si è seduto, ha preso la mano a questa signora che era in un momento difficile di sofferenza, e si è accorto che questa persona si è addormentata. Il giorno dopo con l'infermiera ha detto, ieri sera mi sembrava che mi desse fastidio questo signore, ma però mi sono accorta che mentre mi teneva la mano e me la accarezzava il dolore si quietava, e mi sono addormentata. Dice che bel servizio che ha fatto. Ecco, vedete quante volte piccole cose servono per dare tanto a questi malati, perché poi dovete sapere che le cose più intime, più anche più tremende, non le parlano con i familiari, li parla con i volontari. Ecco che allora il volontario ha l'obbligo della riservatezza, di ascoltare, di riferire se c'è qualcosa che noi possiamo fare per aiutare questa persona. Ma è importante questo. Noi non facciamo corsi di formazione per partire con i volontari, li abbiamo fatti in passato e abbiamo visto che partivamo con tanti volontari e poi si perdevano per strada. Allora, adesso noi da tanti anni abbiamo la gente che viene a chiedere di far volontariato. Facciamo un incontro, adesso abbiamo suddiviso i ruoli, ho Rita Malson che è la coordinatrice del centro studi, prima faccio un colloquio per conoscere la persona, poi lo passo a lei, e noi cominciamo a fare un'esperienza di 6 mesi. In 6 mesi il volontario nuovo fa il giro di tutti i volontari, quelli più vecchi, fra virgolette, per vedere il modo di approcciarsi, come entrare, permesso, e bussare, perché entriamo in casa da altri, fuori dell'appartamento non c'è la stanza 418, è il nome della norma, di Giovanni e quant'altro, perché si chiama le persone con nome, e non si dà il tu, come era l'altro giorno l'articolo sul giornale, se non ti dice di dare il tu, non glielo dai.
il personale lo sa di far questo come con molta delicatezza, perché è una persona che ha bisogno di essere rispettata in questo momento. Ecco, quindi questo è un po' cosa. Una volta fatto questa scheda è data al medico, il medico sentirà il suo medico curante per avere un quadro clinico completo e poi se è accoglibile, perché tante volte questa è una lacuna molto grande e che non riusciamo a saltarne fuori. Chi non passa le comunicazioni sono i medici di base, sono i medici d'ospedale, perché spesso si segnalano malati che sono quasi preagonici, con poco 24 ore di vita, 48 ore di vita. Per me è una persona, non è un pacco postale, quindi il fatto di sentire fra medici qual è la situazione del malato in quel momento è importante, perché io l'ho detto una volta con degli addetti, il personale non è fatto per lavare, vestire e salme, il personale è fatto per prendersi cura di questi malati, accompagnarli, aiutarli a fare questo percorso insieme che è importante. Non soltanto questo, quindi quando l'ospedale non deve solo mandare via un malato perché ha una morte in meno in ospedale per le statistiche, a me non interessano i numeri mi servono per fare i conti, però io alla fine dell'anno vedo se sono anche meno, poi guardo le giornate di degenza e vedo che sono superiori a quelle dell'anno scorso, cosa vuol dire? Che abbiamo dato tutto quello che era necessario alle persone, perché spesso al momento di dover dimettere un malato ci accorgiamo che a casa non c'è famiglia, ci sono quelle case fatiscenti perché ce ne sono ancora più di quello che si immagina. Dove lo mandi questa creatura? E allora tergiversi, aspetti che succeda qualcosa, ma che possa morire in un letto pulito, perché questa è la cosa più importante. In questi anni abbiamo visto tante storie quando andavamo a prenderli a casa con la nostra ambulanza, la situazione che c'era in queste case, tremende. Perché a volte sembra di vedere solo quando raccontano le storie del sud. Le abbiamo anche qua le storie tremende di case fatiscenti, dove che non c'è l'acqua in casa, dove che non c'è un familiare che si prende cura, ma soprattutto hanno chiuso magari anche tutti i rapporti con l'esterno e non c'è nessuno che va a vedere questa creatura. Non vogliono i servizi sociali perché non vogliono raccontare le loro cose. Quindi diventa anche un problema. Per noi è un problema quando mi viene un amico o un'amica a fare il colloquio che non ha nessun valore legale. Allora siamo noi che in questo caso informiamo i servizi sociali per avere la sicurezza che queste cose vanno fatte nel modo giusto. Noi un malato terminale ci costa più di 500 euro al giorno per il tipo di assistenza che diamo, ma soldi, sono soldi ben spesi, perché io mi rendo conto come vivono questo percorso e questo periodo. E poi la cosa più bella è quando vanno a casa, che ti telefonano per dire sto bene, ho recuperato, una signora di Sacile, pensi sono arrivata a far 10 metri con il girello. Una conquista, perché stranamente era allettata, non aveva bisogno di tutto, senza figli, ho fatto 10 metri col girello, ma la si immagina? Mi immagino sì, ho detto che la immagino, perché quando tentavamo di far andare per il corridoio con il girello c'era un po' un problema, casa sua più piccola, e ho detto guarda, sono le cose che ti confortano, che ti scaldano il cuore, perché ecco, il fatto di far capire alla gente che non è il luogo dove si va a morire, ma dove è il luogo che si viene a vivere bene l'ultimo tempo che resta da vivere, perché questo è il suo. Che poi la vita ci riservi delle sorprese, è ancora più bello perché, ripeto, sono arrivate persone che non avremmo scommesso 10 centesimi e che poi la terapia ha fatto effetto, sono andati a casa, sono ritornati. C'è qualcuno che torna anche 5-6 volte, perché la via di Natale può far questo, non è la struttura pubblica che una volta dimessa non ci torni più perché hai avuto. Io ho avuto un signore di Lestans che è venuto 7 volte e ogni volta diceva sono tornato a fare il tagliando. Poi stranamente c'è qualcosa che accade nell'intimo delle persone, l'ultima ricovero, fra virgolette, che poi per noi non è ricovero, l'unico inserimento, l'ultima accoglienza coincide con la morte, perché decidono di morire e di voler morire in un posto sereno dove sono persone al centro dell'attenzione. Ecco, quindi vedete, noi abbiamo 10 infermieri, abbiamo una caposala, 4 OS, abbiamo 5 ausiliari che fanno da mangiare, abbiamo la cucina interna, pulizia e lavanderia. Abbiamo tutto il personale che è all'interno della struttura, proprio perché vogliamo che tutti quelli che lavorano alla Via di Natale sappiano che tipologia di malati abbiamo. Ecco, noi la casa è cresciuta, perché questo è quello che riguarda l'hospice, l'assistenza e quant'altro. Ma era appena morto mio marito, è nato il centro studi
della Via di Natale e lo abbiamo dedicato a lui perché ci teneva tanto. È un centro di formazione. Dopo avevo una caposala che tornando dalla maternità ha trovato la sua strada perché è più fatta per insegnare, per fare formazione che quasi la caposala proprio per il carattere. E quindi noi facciamo corsi di formazione che sono rivolti al nostro personale, che è formazione interna che dura tutto l'anno. Abbiamo corsi con crediti formativi esterni, ne facciamo un 4-5 all'anno, dove arrivano, abbiamo una capienza della sala di 120-130 persone, sempre piena perché sono persone che arrivano dal Triveneto per partecipare a questi corsi che sono molto ben fatti perché c'è una fame tremenda di far formazione e nelle strutture pubbliche formazione non se ne fa. Noi abbiamo inserito all'interno tanti tasselli perché è importante dar tante risposte. Ecco, fare formazione vuol dire trovare personale preparato che sa come, dire, sviscerare certe tematiche. Adesso faremo un convegno quanto prima sulla cannabis perché c'è un problema che sta sorgendo e non dobbiamo nasconderci. Di mio non è che mi piaccia tantissimo, però mi rendo conto che sono delle cose nuove che stanno entrando nella sanità e quindi saranno delle cose che verranno utilizzate. Io venendo da un mondo diverso sono sempre stata curiosa, ho cercato di imparare e mi piace conoscere tante cose, fermo restando al mio posto perché non vado a interferire nei ruoli degli altri, però conoscere, capire vuol dire anche aiutare queste persone. In questi anni noi abbiamo instaurato dei rapporti di amicizia bellissimi che sono diventati come famiglia e questo ha un significato molto profondo per noi perché vuol dire che la persona che abbiamo accompagnato nell'ultimo percorso della propria vita siamo riusciti a dare quella serenità necessaria per affrontare questo momento così, perché dobbiamo sapere che spesso il problema più grande non è della persona, che qualche volta la persona desidera morire perché non ce la faccio più, non ne posso più, ma è chi sta accanto, il familiare, che praticamente il familiare sta bene e nessuno si preoccupa di lui e invece è forse in quel momento il più fragile perché ha bisogno di un supporto e di un sostegno non indifferente. Ecco, lo facciamo, già il personale di sé ascolta tanto, i medici ascoltano, Elisa fa il suo servizio in maniera eccellente come dicevo prima e vuol dire aiutare a superare questo momento. In tutti questi anni io non ho mai visto delle morti traumatiche. Il fatto di accompagnarli, di essere insieme in questo percorso fa sì che diventi anche un po' più sereno questo passaggio, non si accetta mai la morte perché spesso abbiamo persone giovani, ma tanto giovani, e allora vedi che devi adottare i genitori, ecco, hanno l'età dei miei figli e diventa naturale per me accostarmi a loro come fossi, non dico la madre perché ognuno ha la sua madre, ma cercando di aiutarli ad andare avanti in questo momento, perché veder perdere morire un ragazzo di 22 anni per un tumore cerebrale, e ce ne sono tanti di questi tumori, noi ne vediamo tantissimi nella struttura, sono difficilissimi da gestire perché purtroppo spesso non parlano, sono allettati, hanno tanti bisogni. Ecco, questo ragazzo era solo sua madre che riusciva a interpretare quello che lui diceva perché non riusciva a parlare. Però alla fine, quando abbiamo elaborato questo lutto, questa perdita, abbiamo detto abbiamo fatto un buon lavoro perché siamo riusciti a dare la serenità a chi se ne andava e aiutare i genitori a superare questo momento. E la cosa bella che mi ha detto suo padre, un militare che sembrava la forza vederlo così, mi ha detto grazie per averlo, me l'ho tenuto così tanto tempo, è stato 58 giorni, quindi ecco, in una struttura pubblica uno se lo sogna tenere. Come fai a mandare a casa un ragazzo di 22 anni che non parla, che ha bisogno di terapia del dolore, che deve essere monitorato e cambiato tutti i giorni perché i problemi sono tanti? Sono rimasti alla casa della Via di Natale e suo padre, quando mi ha abbracciato, mi ha detto grazie per averlo tenuto, è morto in un posto bellissimo. Ecco, vedete, la casa dove si va a morire è il posto bellissimo per morire. Sembra un paradosso, ma è così la Via di Natale. E adesso siamo partiti, dico pian pianino, perché abbiamo un po' i bastoni fra le ruote, sinceramente, con un ambulatorio di cure palliative e terapia del dolore. Allora abbiamo il dottor Bortolussi che è andato in pensione e noi all'hospice una stanza è stata attrezzata, abbiamo speso un bel po' di soldini, ma è stato fatto un ambulatorio di cure palliative. Abbiamo comperato un lettino di tipo chirurgico, abbiamo preso tutto quello che serve e questo ambulatorio funziona martedì, mercoledì e giovedì.
Ecco perché dico facciamo ancora fatica perché non abbiamo le porte aperte. La Via di Natale non ha mai avuto le porte aperte. In tutte le cose che ha fatto alla Via di Natale sono state calate dall'alto. Però forse sono testarda, forse l'ho ereditato da mio marito. Io non getto la spugna, vado avanti, lo modificheremo, faremo le cose, ma andremo avanti. Perché come Via di Natale noi ci accorgiamo di quanta sofferenza che c'è intorno a noi. Non solo oncologica, ma anche le malattie croniche degenerative, che non c'è niente. Sono persone che hanno bisogno magari di fare una paracentesi, togliere l'acqua della pancia senza andare in ospedale, di mettere un catetere epidurale, di mettere un aghetto per fare le terapie, di essere visitato, di avere una terapia del dolore adeguata, di dar sollievo. E queste sono persone che possono vivere ancora a casa. Quindi la Via di Natale dà questo servizio gratuitamente, perché lo dico ancora una volta, a queste persone che vanno a fare queste procedure, ma poi se ne torna a casa nella sua famiglia e fino alla prossima volta. Ecco, questa è una cosa nuova che è appena partita. So che faremo ancora tanta fatica perché, ripeto, non è che ci abbiano accolto a braccia aperte con questa idea, anzi, però, insomma, l'idea c'è e le risorse le abbiamo messe. So che ci sarà più fatica perché noi viviamo di che cosa? Di lucciolate, di manifestazioni culturali, sportive, culinarie, di tutto e di più. Ecco, però bisogna andare in giro a rappresentare la Via di Natale. Ecco, per esempio sabato io sono andata ad Altivole, quindi è Asolo tanto per dire l'idea, però io mi sono trovata una marea di persone che facevano la lucciolata. La Via di Natale fa conto su queste realtà, non avendo contributi pubblici, però mi rendo conto che la fatica c'è. Ma se poi accanto alla fatica c'è il risultato di queste cose, penso che sia la cosa più bella che possa esserci. Ecco, io mi fermerei qui perché di cose ce ne saranno altre, però ecco, magari può bastare. Grazie. Mi mettete in imbarazzo.